Riassuntino. Abbiamo finito il capitolo 1. Siamo riusciti a sconfiggere Hanahiko. Con la sconfitta di Hanahiko sono scomparsi i marchi di Moe, del ragazzino e del detective. Non è scomparso il nostro. Tramite Mary siamo riusciti a capire che probabilmente lo spirito che ci ha marchiati non è lo stesso che aveva marchiato gli altri tre. Ci ha anche detto che coloro che hanno spezzato la maledizione del marchio se ne devono andare assolutamente la mattina dopo e devono tornare alle vite normali. Noi invece siamo costretti a rimanere nella villa. Siamo andati tutti a riposare e proseguiamo. Un'altra notte mi accoglie. Sono passati 3 giorni dall'investigazione. E per me non c'è un barlume di speranza. Il tempo passa pigramente, mentre io mi avvicino sempre più vicino alla morte. Ripetizione, molto bene. Il marchio che porta morte. L'unica maniera per scappare è sconfiggere lo spirito che mi ha marchiato. Ma non ho il minimo indizio di dove sia quello spirito al momento. Forse le cose sarebbero differenti se la specialista Saya Kujo fosse viva. Qualcuno che bussa interrompe i miei pensieri. Quanto hai intenzione di dormire? Sei abbastanza rilassato per essere uno che morirà presto. Si tratta dell'ex detective Satoru Mashita. Gli altri portatori del marchio hanno lasciato la villa, ma lui è rimasto qui. La causa è Mary. Mi sa che mentre se ne stava andando gli ha chiesto di aiutare. Facendolo è andata contro il volere di Saya Kujo, ma sembra che fosse per il mio bene. Ma non so quello che pensa Mashita. Anche se gli fosse stato chiesto di rimanere, non aveva alcuna ragione di essere d'accordo. Cos'è quello sguardo? Non sei felice che io sia rimasto? Te ne sono grato. Oh, smettila, è inquietante. Sruffianati quanto vuoi, ma io non mi dimenticherò che hai guidato senza patente. Come al solito, non si trattiene. A parte le sue vere intenzioni, devo dire che sono grato del suo aiuto. La mia amnesia potrebbe colpire senza avvertimento, quindi non posso uscire quando voglio. E lui se n'è andato in giro a raccogliere informazioni a posto mio. Ho visto delle persone. Ancora non c'è casino riguardo alla scuola elementare H. Ma aspetta un secondo. Quella guardia è scomparsa. Dovrebbero avvisare la sua azienda. Quella compagnia è esattamente il problema. È gestita da tizi della Yakuza che hanno gli occhi sul dipartimento e non vogliono che la polizia venga coinvolta. In più, è una compagnia merdosa dove la gente va e viene. Yamashita, quello era il suo nome. Tutti pensano che si sia licenziato. E ho sentito che è per questo che hanno problemi a trovare un rimpiazzo.
Se non si fosse saputo che l'edificio era infestato, probabilmente sarebbe stato semplicemente un altro posto abbandonato. Il governo non avrebbe avuto bisogno di affrettarsi per trovare una nuova guardia. L'uomo viveva da solo, quindi non verrà denunciata la scomparsa molto presto. Fino ad allora non ci sarà alcun sospetto sulla scuola. È tutto per quanto riguarda gli aggiornamenti da parte mia. In poco tempo mi aveva detto un sacco di cose. Di sicuro gli ex detective sono utili. Per caso hai menzionato il marchio o gli spiriti quando stavi chiedendo in giro? Pensi che io sia un idiota? Mi darebbero del pazzo. Anche se io o i ragazzi avessimo tirato fuori le cose, pensi che qualcuno ci avrebbe creduto? Perché sprecare fiato? Esasperato, scrolla le spalle. Fare delle ricerche nella villa era compito tuo, quindi hai trovato qualcosa? No, nulla. Anche se per ora ho fatto ricerche solo in metà villa. E alcune delle porte erano chiuse. Sei bloccato. Senza un mandato. Oh, come se tu aspetteresti una roba del genere. Mi ingoio le parole prima che escano. Oh sì, Mary sta chiedendo di te. Dovresti andare. Ti stavo aspettando. Mary sta seduta sul divano come al solito. Sembra che tu stia avendo delle difficoltà con la tua investigazione. Vorrei poterti essere più utile. So che tu riesci a sentire i portatori del marchio. Riesci a sentire anche gli spiriti? Se venissero su questo terreno, penso che potrei, sì. Non sembra particolarmente utile. Hai altre abilità o poteri? Sicuro. Posso vedere la vaga forma del fato di una persona? Qualcosa come predire il futuro? Oh no, niente di così estremo. È più come leggere la fortuna. Potrebbe oppure potrebbe non accadere. Capisco. È per questo che ciò che hai predetto prima non è successo veramente. Per caso Mary ti ha detto qualcosa? Una roba del tipo che la verità può essere trovata qui. Come un idiota ci sono cascato ed ero così convinto. Sono proprio un idiota. Si sente un forte suono che viene dalla porta. Un visitatore nel cuore della notte. Un portatore del marchio. Apro la porta e il visitatore entra a grandi passi. È un giovinetto dall'aria sospetta.
ed ha addosso l'uniforme che i delinquenti di oggigiorno tendono ad indossare. Sogghigna guardandomi, chiaramente sentendosi superiore. «Sto posto è la Cujo Mansion?» «Devo fare affari con una tizia, Saya. Tu non sei, eh?» Mi fissa sospettosamente. Giro verso Nashta. «Oh no! Non sganciare la cosa su di me. Sono orribile con i ragazzini. Non mi hanno mai assegnato al carcere minorile. Voi la conoscete, eh? Non me ne frega chi dei due. Qualcuno dei due mi ascolta?» Le presentazioni vengono presto fatte. Il suo nome è Sho Nagashima. E come avevamo supposto, al marchio. Tira su la sua manica destra per mostrarcelo. E sì, ecco il marchio rosso. «Un tizio appassionato di occulto ha detto una roba. Tipo che ti dà l'amnesia, ma veramente?» «Sì, è vero. Io non riesco nemmeno a ricordare il mio nome. Ma tu sei tipo troppo calmo per una roba del genere. Scommetto che mi stai fregando.» Già, la reazione è normale. Ma se non vuole credere alle voci, allora non ha ragione di venire qui. Allora perché è qui? «Ah, le voci sono solo voci. Amnesia, morte a causa di un marchio. Queste sono follie da fumetto.» «Ogni parola è vera. Era la voce di una tipa?» «C'è un detto. La verità è più strana della finzione. Ci sono due facce della stessa medaglia.» Mary comincia a spiegare. Sono sicura che questo fosse il modo più veloce per cercare di convincerlo. «Ehi, hai qualche altoparlante nascosto? Non mi piacciono le minacce.» Guarda Mary da vicino. «Lord Sho, un meccanismo di quello del quale parli non esiste. No, non è possibile!» Urla praticamente, con gli occhi spalancati, e all'improvviso cade sul suo culo. Sembra che, nonostante l'apparenza, questo ragazzino sia terrorizzato da fantasmi e mostri. Il suo essere duro, semplicemente una copertura. Dopo questo, ascolta attentamente mentre Mary parla. Ascolta tranquillo, il volto pallido, mentre lei gli racconta del marchio e degli spiriti. Quando ha finito di parlare, la sua faccia è priva di colore. «Ora, Lord Sho, per caso hai già sperimentato l'inizio della perdita di memoria?» Sì.
Non penso che sia abituato a Mary ancora. La sua faccia è abbastanza rigida. Beh, a dire il vero, la mia memoria è sempre stata una merda. Quindi pensavo che mi stavo immaginando le robe. Poi è diventata così grave che mi è sembrato ridicolo. Ho questo amico, no? Appassionato di occulto, sì? Gli ho detto della mia cicatrice, il marchio. E mi ha spaventato a morte. Mi ha fatto vedere sto articolo che spiegava le origini di sta roba. Quindi ora sono qua. Anche Moe aveva menzionato questo articolo scritto da Saya Cujo. È tutta cosa di un mostro, eh? Ma che diavolo, è folle. Perché doveva succedere a me? Non crederci è normale. Ma se non lo farai, morirai. Se non vuoi crepare, ti conviene cercare di capire come hai avuto il marchio. Anche se la tua memoria è peggiorata, dovresti ricordarti almeno quello. Non sono così fottuto, grazie. Penso di averlo avuto nella foresta vicino al castello H, sono sicuro. Intendo, c'è una voce che parla di quel posto come se fosse maledetto, quindi probabilmente dovremmo chiedergli di più a riguardo. Foresta? Sì, quell'enorme foresta ad ovest della città. Aspetta, non la conoscete? Pure i bambini la conoscono. Ma io ho perso la memoria. Forse è per questo che non la conosco. Ma il posto è una discarica. Ci sono un sacco di voci a riguardo. Ci sono anche robe industriali buttate lì, tipo da sempre. E non sono nemmeno solamente oggetti. Dicono che una volta una macchina nera ci ha scaricato il corpo di una donna lì. Una neomamma ha strangolato il suo bambino lì, perché non poteva prendersene cura. Ci sono un sacco di altri racconti come quello, che siano veri o meno. Sì, anch'io ne ho sentiti alcuni. Tipo quello del bambino che si è perso, è stato mangiato dal cane e hanno solamente trovato il suo torso. O di quell'omicida che si nasconde lì e uccide chiunque si avvicini. Loro due si scambiano felicemente queste storie. Apparentemente, mentre odia i fantasmi, invece gli piacciono di più queste cose. Un po' di volte mi sono avvicinato al limite della foresta, ma non sono mai entrato. Nessuno con anche solo mezzo cervello ci entrerebbe. È maledetta? Shaw si irrigidisce come una tavola di legno. Ma io odio quella merda soprannaturale. Solo parlarne mi fa andare fuori di testa. Che sfigato. Le voci esistono per una ragione. Quel posto è famoso per i suicidi. Ci muoiono 50 persone l'anno, o così dicono. Ed è quello che scoprono. Una volta lì c'è stato un suicidio di massa.
diciamo che ha la sua dose di racconti cruenti. Gli occhi di Shu sono spalancati. Sembra che abbia ingoiato un insetto. Perché eri lì? Ehi, ovviamente ero sulla mia moto. Il posto di notte è completamente vuoto, quindi è perfetto per farsi una guidata. Andarsene in giro, libero come un uccello, mi aiuta a schiarire i pensieri. Sì, prima che tu me lo chieda, c'è Lola patente. E non ci sono modifiche illegali. Ah, è così. Non abbiamo bisogno di un'altra persona fuori legge. Una ci basta. Sorrido. Chi avrebbe pensato che questo ragazzo fosse il tipo che rispetta la legge? Quel giorno stavo lì a schiarirmi le idee quando la mia moto si è rotta. Mi sono fermato per controllare. E poi all'improvviso avevo sta cicatrice. Dubito che da Shu sapremo di più. Quindi nessuna info sullo spirito. Non ti sei dimenticato di nulla? Non devi mantenere dei segreti. E piantala. Calmati, sto pensando. Si sta lamentando, ma lo vedo che cerca di fare uno sforzo con la memoria. C'era una cosa. Non era un fantasma. Ma ho notato qualcosa di strano. Al lato della strada. Ho visto sto uomo enorme. Un gigante? Non era solamente l'ombra di un albero? Onestamente non sono sicuro. Il posto era abbastanza scuro, eh? L'ho visto per un secondo. Suona strano. Questa informazione è davvero affidabile? Posso intervenire? In verità, c'è un alto numero di voci ambientate in quel posto. Una sembra essere quella adatta alla storia di Lord Shaw. Le voci riguardanti Shimi O. Sembra che Mary abbia un'idea. Puoi dirci di più a riguardo? Ovviamente, Lord Yashiki. Vi racconterò la storia di Sumio. Ehi, hai sentito quella voce? Quella su quello strano uomo gigante. È ricoperto di robe nere. Quindi le persone lo chiamano Shimio, l'uomo macchiato della foresta. Ho sentito dire che a tutti quelli che incontra fa una domanda. Ti piacciono le api? Uno studente dell'università che ha sentito questa voce ha deciso di andare nella foresta a vedere. Ed è comparso un uomo ricoperto di macchie. Ti piacciono le api? Lo studente ha riso. Sì, sicuro, mi piacciono. E poi? Allora facciamone crescere alcune.
nel tuo corpo. Simio pone a chiunque incontri una singola domanda e poi li uccide utilizzando il suo trapano. Potrebbe essere quella la figura che hai visto, Lord Shaw. Comunque io non ho alcuna prova. Beh, allora dovremmo andare a raccogliere delle prove. Andiamocene nella foresta. Delle investigazioni serve questo lavoro. Non c'è alcuna esitazione in Mashta. Dopo aver affrontato Hanahiko, sa benissimo quello di cui gli spiriti sono capaci. Per caso è questo quello che fanno e l'esperienza che hanno come poliziotti? Ehi, ehi, siete seri? Andare lì nel bel mezzo della notte, ragazzi, voi siete fuori. Hai paura? Cosa hai detto? Non sono mica un fifone io. Ehi, vecchio, porta me al posto suo. Se quel tipo enorme è un mostro, lo picchierò. È facile da manipolare. Allora avete deciso una destinazione. Per favore, andate nella foresta vicino al castello H una volta che siete pronti. Il vostro primo obiettivo è identificare lo spirito che l'ha marchiato. I miei migliori auguri per l'investigazione. Benissimo, adesso che abbiamo sentito la storia di Sumio, ci fermiamo. La prossima volta vediamo come va la nostra investigazione nella foresta.